beve 5 volte oltre il limite e finisce con l'auto in un campo agricolo di Fano. Nei guai una giovane donna che pensava di circolare nel centro storico di Senigallia. Marciapiede da rifare, pali che intralciano, biciclette e carrozzine, raccolta firme e appello dei residenti per via Filzi al Lido di Fano. Maltempo a Pesaro, consegnati farmaci, legna e una lavatrice a una famiglia che ha subito danni ingenti. Molte strade liberate da rami e fango. Taglio del nastro a Vallefoglia per il nuovo municipio unico. Un gruppo di cittadini coglie l'occasione per ribadire il no al biodigestore con cartelli e striscioni. Area sportiva del campus scolastico a Fano, in arrivo un finanziamento da oltre 2 milioni e 400 mila euro. 270.000 visitatori e 400 pullman di turisti nei 22 borghi coinvolti nell'iniziativa. Chiuso con numeri da record, il Natale che non ti aspetti, in campo 2.000 volontari delle Pro Loto. Dopo il telegiornale torna su Fano TV Sportissimo, spazio al calcio e all'atletica leggera con Alice Pagliarini, l'under 18 più veloce di sempre. Martedì 24 gennaio, benvenuti a Occhio alla Notizia. Tra poco torneremo a parlare del maltempo, ma prima diamo spazio a una segnalazione dei residenti del Lido di Fano che ha incontrato questa mattina Stefania Schiaroni. Siamo in via Filzi, al Lido, vicino viale Cairoli, una delle strade più trafficate di Fano, soprattutto d'estate per raggiungere i locali vicino al mare. Una strada utilizzata molto sia dai cittadini che dai turisti, soprattutto perché si può parcheggiare senza pagare. Ai tempi della Lanterna Azzurra la zona era molto curata e contornata da fiori. I residenti richiedono la ristrutturazione dei marciapiedi che, avendo cordoli bassi, sono spesso invasi dalle macchine, bloccando i portoni delle case, da cui diventa complicato uscire con i passeggini per i bambini e con carrozzelle per anziani e disabili. Gli abitanti della via si sono adoperati per la raccolta firme, presentata in comune, per sollecitare l'attenzione sul problema nella viva speranza di un intervento risolutivo. Qual è la situazione dei marciapiedi? La situazione dei marciapiedi è ferma a diversi decenni fa, totalmente rovinati, dove la sicurezza è fortemente compromessa, sono accaduti negli anni tanti incidenti, la gente si è fatta male e inoltre l'assenza dei cordoli fa sì che siamo anche vittima di un parcheggio un po' selvaggio, con macchine che si avvicinano ai muri delle case e rende impossibile il passaggio del pedone. Una via super trafficata, anche con biciclette e quant'altro, occorre assolutamente porre rimedio a una situazione che non è più tollerabile e infatti siamo qui proprio per denunciare questo. Riguardo ai lampioni invece, che cosa mi stava raccontando? Qualcosa abbiamo anche fatto spostare in questi anni, ma se andiamo verso la fine della via abbiamo 3 lampioni proprio in mezzo al marciapiede che rende impossibile il passaggio di 2 persone, una bicicletta, una carrozzina e quindi bisognerebbe quantomeno porre rimedio anche a questa soluzione qui. Diciamo che il passaggio è fortemente compromesso da tutte queste disattenzioni e anche manutenzioni mai fatte. In che modo soprattutto parcheggiano selvaggiamente? Si addensa un po' la presenza di macchine, parcheggiano male perché stanno sempre sopra ai marciapiedi e noi chiamare tutte le volte i vigili a fare la multa non è che insomma è simpatico, anzi io tra l'altro ho anche un passo carabile perché sono residente qui e tante volte insomma faccio difficoltà a uscire anche di casa. Qual è l'intervento che richiedete e soprattutto secondo voi che cosa bisogna fare per fare in modo che le macchine non parcheggino in questo modo? Sicuramente bisogna almeno fare il nuovo marciapiede, almeno dico almeno da un lato, però sarebbe più giusto da tutti e due, alzando i cordoli, perché basta avere un cordolo un po' più alto che le macchine poi non è che salgono su. È chiaro che tante persone che parcheggiano, a me capitano, e dicono ah parcheggio qui va bene, non è, ci sono anche le persone educate voglio dire, ma non si accorgono che sono sopra al marciapiede perché il cordolo non esiste più, quindi bisogna ripristinare il cordolo, levare le buche, spostare i lampioni, cioè mettere in sicurezza da un punto di vista sia della viabilità sia quella del parcheggio che quella pedonale, il viale. Avete fatto una raccolta firme a proposito? Sì, abbiamo fatto una raccolta firme e hanno aderito tutta la via perché ci sono
molte persone, anche disabili, che hanno visto che il marciapiede è una cosa indecente e quindi hanno tutti sottoscritto con molto piacere, perché il marciapiede in tutta la via non è più tollerabile, e quindi speriamo che con questa cosa qui il comune faccia qualcosa, o perlomeno venga a vedere la situazione com'è, perché anche ieri che ha piovuto fuori di casa non si poteva uscire, perché qui si allaga anche tutto il marciapiede e l'acqua viene giù tutta qua. Era gremita di persone alla chiesa della Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano, dove è stato dato l'ultimo saluto a Giacinto Proto, appuntato in congedo dell'Arma dei Carabinieri, originario delle Cese. È mancato l'affetto dei suoi cari all'età di 94 anni ed era molto conosciuto a Fano per aver indossato l'uniforme dell'Arma per ben 40 anni, mostrando sempre grande attaccamento all'istituzione e grande disponibilità e spirito di servizio verso la popolazione. Nel corso della carriera è stato trasferito nelle Marche nel 58, ha prestato servizio a San Ginesio in provincia di Macerata e poi dal 60 a Fano, prima come capo equipaggio dell'aliquota radiomobile e poi negli ultimi anni fino al congedo alla stazione Carabinieri, dove si occupava delle traduzioni degli arrestati e delle informazioni. Qui a Fano l'appuntato era da tutti conosciuto con il nome di Gianni il Baffo. Lascia la moglie e i due figli, tra cui il luogotenente Fabio Proto, attuale comandante della sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno. E prosegue d'altra parte l'intensa attività della compagnia Carabinieri di Fano. A Pergole è stata fermata e portata a Villa Fastigi una donna straniera appena rientrata in Italia che doveva scontare 8 mesi di reclusione per evasione continuata. A Fano invece i carabinieri sono intervenuti in via Montalcini, dove era stata segnalata al 112 un'utilitaria uscita di strada. I militari hanno rinvenuto il mezzo in un terreno agricolo e alla guida c'era una giovane che aveva un tasso alcolemico ben 5 volte superiore al limite consentito, al punto da avere creduto di essere nel centro urbano di Senigallia. Alla ragazza è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato affidato a un familiare. Numerosi poi sono stati gli interventi per il maltempo, come il monitoraggio dei corsi d'acqua insieme agli enti locali e alle associazioni di volontariato. I carabinieri di San Costanzo hanno soccorso un 80enne in via Santa Vittoria, uscito di strada con l'auto. I militari hanno fermato un furgone in transito e con una corda hanno trainato e riportato sulla sede stradale il mezzo dell'anziano. Inoltre hanno garantito assistenza ad alcune famiglie rimaste isolate a causa dell'esondazione del fosso del Rio Grande. A Cantiano invece hanno gestito la viabilità sul valico della Contessa sulla strada statale 452 in direzione Gubbio, fornendo assistenza agli utenti della strada rimasti in difficoltà a causa della neve. E a Pesaro sono proseguiti anche oggi gli interventi e i sopralluoghi nelle zone più colpite dal maltempo. In strada dei Pioppi è stato consegnato del materiale alla famiglia che ieri aveva subito i danni più ingenti. Abbiamo portato una lavatrice e della legna, ha spiegato l'assessore Enzo Belloni, grazie alla collaborazione e sensibilità della Ollus Gulliver. Tra gli oggetti recapitati alla famiglia anche medicinali e beni sanitari recuperati tramite l'AST, che ha risposto subito all'appello. Belloni poi ha fatto il punto della situazione, allora sentiamo le sue parole. Abbiamo fatto un sopralluogo dopo il maltempo dei giorni scorsi, soprattutto ieri mattina, i danni di ieri mattina. Devo dire che la situazione sta tornando alla normalità, alcune criticità le abbiamo registrate ancora nella zona dell'autostrada, forse dovute al cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento di autostrade. Il nostro centro operativo e i volontari di protezione civile continuano nei loro interventi, alcune strade sono già state aperte, lavate, quindi sono perfettamente fruibili. Adesso siamo qui nella zona sottomonte della ciclabile, dove la mareggiata in qualche modo ha causato danni anche, pensiamo, non di poco conto ai gestori degli stabilimenti balneari. La nostra ciclabile sta reggendo e speriamo che il tempo, insomma, migliori da qui alle prossime ore. E adesso vi mostriamo alcune foto scattate da un nostro reporter di strada al molo di Levante tra l'Arzil e il Lido di Fano, che come vedete è invaso da detriti, rami e tronchi trascinati dalle mareggiate. E sempre a Fano oggi è intervenuto il comitato Arzilla, che ha chiesto un incontro a Regione, Provincia e Comune per chiarire una volta per tutte di chi sia la responsabilità, o meglio la competenza, della manutenzione e della pulizia dell'alveo di questo corso d'acqua. Ormai sono anni
che stiamo chiedendo alle amministrazioni di intervenire affinché si vada a mitigare i rischi idrogeologici, ma queste non ci sentono sotto questo aspetto. Non sono mai intervenuti, se non parliamo di una decina d'anni fa. Interventi, io intendo interventi quelli strutturali, quelli come andare nel torrente e togliere i limi che si vengono depositati dalle piene del torrente. Siccome vediamo che tutte le amministrazioni stanno sfuggendo a questa situazione, noi non sappiamo a tutt'oggi di chi sono le competenze, ovvero chi e quale amministrazione deve intervenire. Quindi abbiamo chiesto un incontro congiunto con l'amministrazione regionale, comunale e provinciale per perlomeno capire di chi è la competenza, e dopo di chi è la competenza interverrà di conseguenza. Quanto il tempo è come oggi, noi abitanti purtroppo siamo angosciati. Non abbiamo dormito nella notte fra domenica e lunedì. Siamo stati con le orecchie e gli occhi aperti, andavamo a salvare le nostre cose e la nostra vita. Per l'alluvione del 15 settembre invece verrà istituita una centrale operativa coordinata dalla provincia di Pesaro Urbino per l'interlocuzione con la regione. Ne faranno parte tutti i sindaci dei comuni colpiti, lo ha detto il presidente della provincia Giuseppe Paolini nel vertice odierno con il vice commissario all'alluvione Stefano Babini, i sindaci e rappresentanti di Marche Multiservizi, ASET e ATO. Solo per il comprensorio del Catria ci sono circa 25.000 metri cubi di materiale accumulato con l'alluvione. Da Babini è arrivato il via libera ai primi lavori di somma urgenza sulle reti per un importo di 5 milioni. Da oggi, ha evidenziato l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli, cominceremo a lavorare per impostare l'attività progettuale, che sarà molto rapida, e i lavori. Massima cooperazione di tutti i soggetti per arrivare a rimettere in piedi le infrastrutture fognarie, depurative e idriche. Ora ci spostiamo nel comune di Vallefoglia, dove è stato inaugurato il nuovo municipio unico. Grande festa sabato scorso a Montecchio di Vallefoglia, dove è stato inaugurato il nuovo comune di Via Rampi 4, una sede unica e strategica realizzata per garantire una maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti. La superficie del fabbricato è di circa 1200 metri quadrati e realizzato in legno su tre piani con ampi uffici e una spaziosa sala consiliare. Prima invece erano operative quattro sedi a Montecchio, Morciola, Colburdolo e Sant'Angelo in Lizzola. In questi ultimi due rimarranno aperti gli uffici del sindaco, che riceverà solo su appuntamento, anche per andare incontro alle esigenze e alle difficoltà delle persone più fragili. A causa del maltempo, la cerimonia si è svolta nella palestra vicina al nuovo edificio. Dopo l'inno d'Italia, quello europeo ed infine l'inno della città di Vallefoglia, è stato tagliato il nastro tricolore di fronte all'ingresso della struttura, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, oltre a quella di tanti cittadini che non hanno voluto perdere questo momento storico per l'intera comunità. Non ci credeva nessuno che noi riuscivamo ad inaugurare in pieno inverno la casa dei cittadini, perché è una bella struttura in un unico posto per servire meglio la comunità, i cittadini. Veramente una cosa straordinaria, predisposta in due piani, predisposta anche per un eventuale ampliamento, quella parte a terrazzo, così come la scuola Federico da Montefeltro, così come la Casa della Salute, sono predisposti anche per crescere, perché questo è un territorio in crescita. Inaugureremo a breve il nuovo depuratore, che dopo quello di Borgheria è l'opera igienico-sanitaria ambientale più significativa di questi ultimi 50 anni come il comune, e poi la terza opera sarà l'inaugurazione del teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia, 336 posti. Dopodiché, insomma, chiudiamo 10 anni di governo a Vallefoglia dopo aver fatto quasi tutto, diciamo. Ecco, il comune è importante, è anche più funzionale, il sindaco è in H24, tutti i funzionari sono tutti lì, quindi non li devo andare a cercare
quindi rendono anche di più e sono più al servizio dei cittadini. Ho ringraziato anche gli ex carabinieri che nell'ingresso del comune ci fanno un servizio di volontariato, quindi veramente un'opera straordinaria e, come vedete, la mia felicità credo che sia, nonostante la fatica di questi 4-5 mesi, 15 ore al giorno per vedere se sarà tutto a posto, perché qui abbiamo fatto la piazza, tutti i parcheggi, tutta la segnaletica nuova, abbiamo fatto di tutto e di più. In occasione della cerimonia un gruppo di cittadini ha deciso di organizzare una manifestazione per ribadire la netta contrarietà al biodigestore. No al biodigestore, no a 105.000 tonnellate all'anno di rifiuti. Con cartelli e striscioni una cinquantina di persone si sono presentate di fronte al nuovo municipio di Vallefoglia nel giorno dell'inaugurazione per manifestare la loro contrarietà al digestore che Green Factory vorrebbe costruire a Talacchio. L'associazione Diversamente per la tutela e la valorizzazione della vallata del Foglia, anche tramite un comunicato, si è rivolta al sindaco Chielli, ricordando le 5.000 firme raccolte contro il progetto di Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi. Ma come mai, ha chiesto, vi accorgete solo ora che il digestore da 105.000 tonnellate è sproporzionato alle esigenze della provincia? Noi lo diciamo da oltre 2 anni, ha rivendicato. È sovradimensionato indipendentemente dalla realizzazione del digestore approvato a Barchi, proposto da Ferronia. La giunta comunale, ha aggiunto l'associazione, dopo 2 anni di silenzio ha espresso parere negativo e una seria contrarietà significherebbe che finalmente vi siete schierati con i cittadini, meglio tardi che mai. Lo hanno fatto semplicemente con un comunicato stampa e una lettera, mentre noi ci aspettiamo degli atti ufficiali che vengano presentati all'interno del procedimento, perché all'interno del procedimento in realtà Vallefoglia, il sindaco, non ha mai presentato alcuna documentazione di contrarietà. Essendo autorità sanitaria poteva invece sollevare le questioni sulla salute pubblica, così come sugli aspetti urbanistici e su quelli ambientali. Tutto questo non è stato fatto, oggi però vediamo che manifesta almeno a parole la contrarietà. Noi continueremo a vigilare e a verificare che questo poi corrisponda a dei fatti e a delle azioni, non semplicemente dei proclami e comunicati stampa. Per l'associazione il digestore anaerobico non è una scelta tecnologica obbligata per il territorio, infatti, si legge nella nota, per gestire i rifiuti organici ci sono altri modi e altre tecnologie meno impattanti sulla salute e sull'ambiente. In questo comunicato il sindaco poneva l'attenzione sulla convenienza economica, non è questo l'aspetto per noi rilevante ed importante, era chiaro che era un affare ed era chiaro che venisse fatto per quello, mentre noi da 2 anni diciamo che ci sono dei forti rischi potenziali per la salute degli abitanti, per il territorio e per l'ambiente. Queste sono le ragioni per le quali noi continuiamo ad essere contrari e soprattutto ci aspettiamo da parte di chi ci amministra che non faccia valutazioni economiche ma faccia valutazioni per la tutela del territorio e della salute dei cittadini. Continueremo a manifestare, ha assicurato il Presidente, ad informare i cittadini e a vigilare sull'operato del Sindaco. Noi chiediamo che l'opposizione, che oggi il Sindaco dice di manifestare o comunque ha dichiarato di essere contrario, venga portata all'interno della conferenza dei servizi. È lì che deve essere fatta opposizione, è lì che si può fare opposizione, è lì che si deve impedire che venga realizzato il digestore. Tutte le altre cose servono probabilmente a scopo politico per lui, ma creano molta confusione nei cittadini che pensano che oggi tutto questo non possa più essere realizzato. Non è così ancora. 10 milioni in arrivo per gli impianti sportivi nelle scuole. La provincia di Pesaro Urbino si è aggiudicata le risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione attraverso i fondi europei Next Generation. Sono state finanziate tutte le ultime 3 candidature relative alla realizzazione della nuova palestra per il liceo Laurana Baldi nel campus di Urbino, alla costruzione della nuova palestra per il liceo classico Raffaello di Urbino e alla riqualificazione dell'area sportiva all'aperto del campus di Fano. In quest'ultimo caso l'importo ammonta a 2.422.000 euro. Il progetto è il risultato di un lavoro di squadra, ha spiegato il sindaco Massimo Seri, in perfetta sinergia tra comune e provincia. Sarà anche l'occasione, ha aggiunto l'assessore Brunori, per potenziare l'impegno del Fano Rugby che in questa struttura ha il centro sportivo. Il progetto prevede una riqualificazione con percorsi sportivi diffusi, il rifacimento del manto del campo centrale, il ripristino della pista di atletica, la realizzazione di una nuova tribuna con spogliatoi sottostanti e l'ammodernamento dell'illuminazione con soluzioni più efficienti e più sostenibili.
E c'è tempo fino al 10 febbraio per partecipare al bando per il servizio civile universale, un'esperienza personale e professionale che può essere vissuta anche con l'Africa Chiama nei progetti in Italia e in Africa. Servizio civile in Italia e in Africa, si rinnova questa possibilità per 10 giovani. Quali sono i progetti della vostra associazione e in che modo è possibile partecipare? Anche quest'anno l'Africa Chiama partecipa all'attuale bando di servizio civile con 4 progetti, di cui 3 in Africa, 1 in Kenya, 1 in Tanzania, 1 in Zambia e 1 in Italia, qui nella sede di Fano. E tutti i progetti afferiscono al programma di inclusione per le persone fragili e le modalità per partecipare sono presentare la propria candidatura attraverso l'apposita piattaforma istituita dal Dipartimento per le politiche giovanili, e la piattaforma DOL. E è possibile presentare la domanda entro il 10 febbraio alle ore 14. Tutte le domande che arriveranno dopo l'orario o in altra modalità purtroppo non saranno prese in considerazione. Presenterete in altri modi l'iniziativa? Presenteremo l'iniziativa il 26 gennaio insieme a tante altre associazioni attive sul territorio di Fano e dintorni e in un evento appunto dedicato al servizio civile, un open day dedicato a tutti noi enti, a tutti i giovani interessati a intraprendere questa esperienza. E l'appuntamento è appunto per il 26 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 presso la Mediateca Montanari, organizzato in collaborazione con Dedalo, l'Informa Giovani di Fano. Erika, tu stai vivendo un'esperienza concreta in questo campo. A quale progetto hai aderito e perché hai deciso di iscriverti? Allora, io ho scelto di iniziare questo percorso che dura un anno, diciamo per crescere a livello personale e professionale, ma soprattutto per addentrarmi un po' in quello che è il terzo settore. Con l'Africa Chiama, noi volontari in servizio civile, appunto facciamo parte di vari progetti, uno dei quali per esempio quello a cui siamo insomma in quello in cui siamo più impegnati, appunto quello del doposcuola, dove aiutiamo bambini di diverse nazionalità ma anche italiani appunto a eseguire i compiti. State seguendo anche altre attività? Sì, oltre al servizio del doposcuola appunto seguiamo l'organizzazione di vari eventi insieme ai collaboratori appunto dell'Africa Chiama e poi tra poco inizieremo a fare laboratori nelle scuole primarie di primo e secondo grado per diciamo riguardo la cooperazione internazionale e argomenti di questo genere. Consiglieresti il servizio civile anche ai tuoi coetanei? Assolutamente sì, è un'esperienza di crescita molto importante e si può imparare molto e aprire un po' appunto delle vie che senza il servizio civile non potremmo conoscere. Torniamo a parlare del Natale che non ti aspetti, la rete di iniziative delle Proloco di Pesaro Urbino che ha raggiunto numeri da record, numeri che sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, c'era per noi Cristiana Guerra. Un'avventura conclusa con numeri da capogiro, con presenze e contatti da ogni parte d'Italia e non solo. 270.000 visitatori, 100 eventi, 25.000 visite sul sito, 50 servizi TV e 400 pullman provenienti da tutta Italia e dall'estero. Si tratta del successo ottenuto da uno dei grandi eventi del centro Italia organizzati nel periodo natalizio, il Natale che non ti aspetti. Una ripartenza ricca di novità, sorprese e magia, che ha portato i 22 borghi della provincia a trasformarsi per 6 settimane in luoghi incantati e suggestivi. Sabato mattina è stata presentata presso la sala consiliare del comune di Mondolfo la conferenza stampa di chiusura dell'evento, a cui ha preso parte tra gli altri anche l'onorevole Baldelli, che ha ricordato come il progetto, dopo aver fatto per la prima volta il suo ingresso in Parlamento, possa essere un modello da replicare su scala più ampia. Anche il Ministero del Turismo ha riconosciuto questo evento, quindi sempre più nazionale, un evento di cui l'ENE va fiero. Sicuramente fare rete è l'intuizione che
dà un quid pluris alla manifestazione. D'altronde sono 22 i borghi coinvolti per 100 eventi che hanno portato in questi 22 borghi oltre 270.000 presenze. E allora è stato quasi naturale dare una rilevanza nazionale a questa manifestazione, a questa splendida intuizione del presidente Bartoccetti, che ha voluto fare delle piccole realtà una rete e quindi dare forza a queste piccole realtà. Un evento coordinato dalla Proloco di Pesaro Urbino e promosso con la collaborazione della provincia, della Confcommercio e il sostegno della Regione Marche, che nonostante le problematiche verificatesi durante l'anno ha sempre creduto nell'iniziativa. Noi come Regione ovviamente siamo attenti a tutto quanto succede sui territori, cerchiamo di sostenere per quanto c'è possibile le attività che mettono in evidenza proprio le peculiarità della nostra Regione, le bellezze naturali, i nostri borghi, la nostra enogastronomia, e io devo dire che è una delle forme forse più inedite e più avanzate di attività culturali, folcloristiche e tradizionali che si stanno svolgendo sul nostro territorio, e quindi è chiaro che noi intendiamo sostenerla, l'abbiamo sostenuta anche quest'anno con il nostro contributo, con il nostro patrocinio della Regione, e credo che anche i risultati ci diano ragione. Un successo ottenuto grazie ad un lavoro di squadra in cui un ruolo rilevante hanno avuto gli oltre 2.000 volontari, indispensabili per la riuscita di qualsiasi evento, come ha tenuto a precisare il presidente Bartoccetti. Un periodo di bassa stagione creando un PIL importante del nostro territorio, e questo lo dobbiamo quest'anno grazie anche al volano, una madrina d'eccezione che è il ministro del turismo, l'onorevole Santanchè, che ringrazio. Abbiamo avuto la possibilità, grazie alla Regione Marche, al presidente Francesco Acquaroli, a tutta la giunta, di avere la possibilità sempre di più di implementare e avere in appoggio la Regione Marche, che ci ha dato una grande spinta per promuovere questo bellissimo evento che richiama turisti da tutta Italia. E voi pensate che quest'anno abbiamo avuto anche turisti americani. Tre eventi di rilievo nazionale, Candele a Candelara, Natale a Monbaroccio e la Befana di Urbania, che hanno portato un boom di turisti su tutto il territorio. E dico sempre, il nostro motto è l'unione fa la forza, noi insieme possiamo crescere, e dobbiamo dare assieme a queste 3-4 grandi realtà la possibilità di far crescere tutti i grandi piccoli eventi. Solo uniti sarà possibile realizzare un grande sogno, il Christmas Rail, il treno natalizio in partenza da Bolzano con destinazione Le Marche e viceversa. Un progetto per incentivare il turismo, dare una svolta ecologica e scoprire le eccellenze del territorio. Oltre 1.000 camperisti, oltre 400 pullman che sono andati nei nostri borghi, hanno mangiato, degustato, acquistato prodotti, e quindi i ristoranti, gli alberghi, i B&B, i produttori locali, l'artigianato artistico, hanno lavorato tutti a pieno ritmo, ed è per questo che lanceremo anche una collaborazione sia con la Coldiretti Pesaro Urbino e anche con Confcommercio Marche Nord e anche con la Confartigianato, perché crediamo che dobbiamo lavorare insieme, perché questo è un grande progetto oramai arrivato a livello nazionale che porta le Marche veramente a far parlare tanto. Un programma ricco di attrazioni di ogni tipo che hanno fatto respirare un clima di serenità ai cittadini e che ha visto anche la Proloco di Fano protagonista di numerosi eventi. È stato sicuramente un evento positivo, abbiamo avuto tantissima partecipazione di gente, anche se l'evento purtroppo in un paio di settimane è stato rovinato dal tempo, perché chiaramente ha piovuto. Per quanto riguarda l'evento della cessione dell'albero, dove abbiamo visto veramente una piazza veramente gremita di gente, e soprattutto Capodanno e la Befana, abbiamo fatto proprio il sold out per la distribuzione delle calze, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti, speriamo di poterci ripetere per il prossimo anno. Rimanete con noi perché tra poco andrà in onda una nuova puntata di Sportissimo condotta da Andrea Amaduzzi. Buona serata su Fano TV.